Ciao Chiara, buongiorno. Ciao. Senti, Legge della Città, come sta andando? Molto bene, siamo al giorno conclusivo della manifestazione e siamo qua con lo scrittore emergente pistoiese Walter Tripi. Buongiorno Walter. Buongiorno. E Walter Tripi è uno scrittore emergente pistoia che io conosco bene da un po' di tempo e la domanda che vorrei rivolgervi è appunto quello che pensa della manifestazione, visto che siamo all'ultimo giorno, che siamo arrivati alla fine e volevo sapere un suo pensiero. Allora, diciamo, quando ci sono manifestazioni di questo tipo, penso che Pistoia a qualche modo li ha meglio di sé, nel senso che è la Pistoia che almeno io personalmente preferisco, perché è una Pistoia che innanzitutto sa in qualche modo utilizzare i propri spazi, li utilizza tutti, anche quelli che solitamente non vengono magari molto valorizzati, i pistoiesi stessi non sono soliti frequentare, magari non ce n'è modo, e sa utilizzarli anche nel modo migliore, credo più utile, quindi per discutere, per approfondire, per conoscerli, per conoscersi e per seguire una cosa che forse va un po' poco di moda, ma che va recuperata, che è appunto in qualche modo il pensiero su quel che possiamo diventare, sotto tutti i punti di vista. E devo dire che è stata decisamente interessante, ci sono stati tanti incontri, quindi c'era anche una possibilità ampia di scelta e quindi anche per chi come me poi, come dire, da ogni occasione buona cerca di prendere qualcosa, tante occasioni per trarre un po' di possibilità. E devo dire che è decisamente interessante, mi è piaciuto in particolare quello che io ho trovato almeno negli incontri che ho seguito, tutti ovviamente, un filo conduttore, cioè il fatto che in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, storico, sotto tutti i punti di vista, in cui tutto, diciamo così, sembra quasi impossibile, proprio per questo quasi tutto è possibile, e quindi possiamo guardare anche con una certa propensione all'originalità, diciamo così, a futuro, pur recuperando qualcosa di passato che c'è, che appunto è da recuperare del buono per il futuro, a partire proprio dalla discussione, diciamo, sulle nostre cose, anche quelle più interne. Senti Walter, visto che siamo a leggere la città, so che fra breve leggeremo una tua nuova opera. Sì, a maggio presenterò una nuova opera di poesia che legge una città anche quella in realtà, perché il titolo è Londra, è stata scritta in parte a Londra, in buona parte pensando Londra da Pistoia, diciamo. Sarà presentata a metà maggio in una veste un po' particolare, perché sarà una commistione di parola e immagini, quindi insieme a un fotografo Guido Meccari che fornirà alcune immagini per creare questo momento un po' particolare. È la mia seconda opera, ma ho un po' impressione di dirlo per certi versi perché sono troppo emergente, però seconda opera poesia, qualcosa di molto diverso da quello che ho scritto fino ad ora, devo dire, sono curioso anche io per primo di capire come uscirà, è però un'esperienza nuova sicuramente. Senti, una domanda comunque politica bisogna che te la faccia, viviamo in un anno, sembrerebbe di profondi cambiamenti. Però ad esempio ci sono situazioni che vanno peggiorando, quale ad esempio la disoccupazione giovanile. Ecco, hai una speranza, comunque vedi che si riuscirà a cambiare qualcosa e a modificare questo stato delle cose, o possiamo soltanto continuare a vivere la giornata? Io vedo tanti ragazzi che in un momento, come dicevo prima, in
fanno diventare tutto possibile, come dicevo, anche ritrovando dei propri modi per lavorare, perché no? Ed è un momento nel quale, ad esempio, l'arte o comunque le forme di originalità, le forme di espressione possono in qualche modo trovare il loro verso per uscire e diventare possibilità e opportunità davvero, proprio perché non ci sono più ambiti solidi nei quali siamo sicuri, anche i lavori che prima sembravano più sicuri ora oggettivamente non lo sono più, e quindi si può osare e ci si può dedicare a ciò che si sente anche da dentro, diciamo così, alle cose che più risulterebbero utili o facilmente realizzabili all'esterno. Quindi da un momento in cui per tutta questa serie di motivi, per molti altri, di carattere anche più pratico, se si vuole, credo che se non altro la speranza e la convinzione del fatto che ci si possa fare a migliorare le cose non debba essere persa, questo sì. Perfetto, io ti ringrazio, Walter ringrazio e saluto anche Chiara. Un'ultima cosa, Silvi Solidi, la sua ultima raccolta, di racconti, quando verrà presentata? Dunque, Silvi Solidi sarà presentata sabato 12 aprile alla Biblioteca San Giorgio alle 17 in Sala Micongiari. Non è la prima presentazione, però è una presentazione a Pistoia, quindi per me ovviamente ha un valore particolare, quindi chi volesse, invitati. Bene, saremo grazie ancora, ciao Chiara, ciao Walter. Ciao.